Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza margherita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 ore circa. Gli ingredienti sono farina zero nuvola, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale, olio extravergine d'oliva, per condire salsa di pomodoro condita con olio, sale, pepe, origano, mozzarella e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito di birra fresco e lo zucchero. Azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 3. Aggiungere la farina l'olio facciamo impastare per 3 minuti in modalità sfiga. Aggiungere il sale e azionare il bimby per 4 minuti in modalità sfiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per 4 ore. Trascorso il tempo abbiamo preso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro ben infarinato. Infariniamolo. Stendiamolo, allarghiamolo con le mani. E facciamo le pieghe. Giriamolo sotto sopra. Coprire con un canovaccio e lasciar lievitare per altri 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in panetti. Abbiamo diviso l'impasto in 4 panetti di circa 250 grammi l'uno, lasciamoli lievitare in forno spento per 3 ore coperti con un canovaccio. Trascorso il tempo, gli impasti sono lievitati, adesso trasferiamoli in teglie per pizza e stendiamoli. Stendere con le mani l'impasto. Aggiungere la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio, sale, pepe e origano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 250 gradi nella parte bassa del forno per 10 minuti. Successivamente riprendere la pizza, aggiungere la mozzarella e rimettere in forno nella parte alta. Proseguire la cottura per altri 5 minuti circa. La pizza è cotta, irrorare con un filo d'olio, guarnire con basilico e servire. Pizza margherita.
Grazie e alla prossima ricetta!